Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Come vedete, quello che vedete in sovraimpressione è il marchio di Zoeva. Come promesso, eccomi qua per farvi vedere i miei nuovi acquisti. Vi avevo promesso che avrei fatto un video tutorial su i pennelli Zoeva che ho acquistato. Ecco a voi. Ta-da! Sono arrivati qualche giorno fa. Ho avuto il tempo di prepararli, insomma, di lavarli, di sistemarli in modo da mostrarveli nel modo più consono. Ecco, vi faccio vedere una panoramica di quello che è il prodotto, dopodiché passiamo alla descrizione singola. Non so se si vede, sono praticamente 2, 4, 6, 8, 10, sono 12 pennelli perfettamente lavati, sistemati. Ve li faccio vedere ad uno. Sono arrivati in una confezione praticamente perfetta. Qualche giorno fa ho messo su YouTube un altro video dove non descriveva singolarmente i pennelli, ma bensì è un filmato dove mostro dal packaging a tutto il resto della confezione, così come l'ho avuta a casa. Quindi passiamo adesso alla descrizione singola. Allora, prendo il cartone, l'imballaggio, ho notato questo bellissimo sacchetto. È un sacchetto in raso, non so se si vede, eccolo qua, col marchio Zoeva, giù in fondo, molto bello, all'interno del quale era contenuta, svuotata ovviamente, questa custodia in ecopelle. Ecco qua, con il gancetto, ve la faccio vedere. Fatta in questo modo, ecco qua, all'interno della quale c'erano questi bigliettini che non sono altro che i controlli che fanno i vari operatori. C'era questo, ce n'era un altro che non trovo, e poi eccolo qua, il secondo, e poi c'è questo che è praticamente la descrizione di come tenere puliti i pennelli nel corso del tempo, di come vanno lavati e sistemati. Ecco, oggi vi farò vedere, parleremo, diciamo, in questo modo del singolo pennello. Allora, iniziamo col primo. Questo è il pennello per le polveri, infatti, se guardate c'è scritto powder. Allora, come vedete è bello cicciottino ed è questa la cosa che mi è piaciuta, guardate. È morbidissimo. Tengo a dire che sono delle setole sintetiche, ovviamente non sono setole animali, il che va un punto a favore a Zoeva perché io odio tutte quelle aziende che testano prodotti su animali. Infatti ho un cagnolone di cui vi farò vedere qualche foto. Questo è per le polveri, per le terre e tutto il resto. Il manico è in legno chiaro e verniciato, quindi abbastanza lucido al tatto e lo potete usare tranquillamente. Io l'ho messo anche in acqua, sinceramente, per lavarlo, non è successo niente. Passiamo al secondo. Non so se riuscite a vedere. Allora, il secondo, bellissimo, è il pennello per il blush. Non so se si vede, questa scritta viene un po' sfocata. Comunque per il blush, quindi per il fard. Come vedete ha una punta a scalpello, quindi una punta a scivolo, serve per lavorare meglio il blush sugli zigomi. Anche questo bello cicciottino, guardate, manico in legno e tutto il resto. Da un lato del pennello c'è scritto Color Love and Makeup, che è lo sponsor, diciamo, più che sponsor è il motto, ecco, non veniva la parola, di Zoeva. Dopodiché passiamo al pennello per il fondotinta, infatti c'è scritto foundation. Pennello per fondotinta è un pennello a lingua di gatto, vi faccio vedere il profilo, guardate, è perfetto, anche questo morbidissimo, spettacolare, abbastanza setole anche questo. Fondotinta, tutto ciò che è da sfumare ed è in crema o altro. Allora, poi abbiamo, eccoli qua,
un pennello per le sfumature a lingua di gatto. Eccolo qua. Un altro più piccolo, sempre a lingua di gatto. Questo serve per fare le sfumature nell'angolo dell'occhio. Poi abbiamo il cosiddetto pennello a matita. Anche questo serve per sfumare la palpebra mobile. Ho anche la parte, io di solito con questo sfumo la palpebra fissa a matita, e ce n'è anche uno più piccolino, eccolo qua. Sono carinissimi, sono molto morbidi, come vedete sempre manico in legno. Sono due. Dopodiché abbiamo il pennello a ventaglio, eccolo qua. Ha due fasce di setole, una bianca più lunga e due nere, una da un lato e una dall'altro. Questo serve semplicemente per sfumare il fard o blush una volta posizionato sulla guancia, quindi serve per dare più sfumatura. E per una corretta conservazione è provvisto di questa custodia a forma, come vedete. Basta inserirlo tranquillamente in questo modo. E avremo il nostro pennello sempre in ordine. Ecco qua. Poi passiamo al pennello per l'ombretto. È sempre a lingua di gatto. La particolarità è che, come vedete, ha due punte all'estremità, una un po' più lunga, una un po' più corta. E sul pennello c'è scritto Duo Cream Shoulder. Credo sia il pennello per sfumare i colori in crema. Ne abbiamo di un altro tipo, sempre per questo credo sia per l'eyeliner, Duo Cream Liner, quindi ha una parte a lingua di gatto, eccola, scusate, sta qui, e un'altra parte piatta, eccola. Non so se si vede. Questo serve per l'eyeliner in crema. Poi abbiamo lo scovolino per le sopracciglia, eccolo. E infine il pennello dall'altro lato, il pennello per le ciglia e sopracciglia. Per concludere, c'è questo che esteticamente è quello che mi piace di più, è un particolare, si può anche portare in borsa, è un contenitore puntito dove estraendo il pennello la parte nera funge da manico, quindi viene incastrata dietro, ecco qua. Questo diventa un bellissimissimo pennello per labbra, dove si può sfumare il rossetto, ecco qua, a lingua di gatto, ovviamente setole morbidissime, sempre sintetiche. Facile da riporre, da conservare, come vedete vi faccio una carrellata di quello che è il set completo, così vi potete rendere conto, ecco qua. Pennello per la cipria, per le tessere, pennello per il blush, pennello per fondotinta, pennelli, vari pennelli da sfumatura a lingua di gatto e a matita, questi pennelli doppi per il mascara, scusatemi, per gli ombretti in crema, quello per l'eyeliner, ciglia e sopracciglia e il pennello labbra. Ecco, tutto questo set, così come lo vedete, fornito di custodie nei coppelle dove tenere sempre a proprio posto i pennelli una volta lavati e sistemati, più la carinissima custodia in raso con i pomellini,
con i vari consigli per come tener conservati benissimo i pennelli e duraturi nel tempo, hanno un prezzo più o meno, non ricordo precisamente, di 22 euro circa, acquistabili direttamente dal sito Zoeva, come sapete è un marchio tedesco, direttamente, ripeto, acquistabili dal sito Zoeva, e ovviamente bisogna aggiungere le spese di spedizione, ma credo di non aver pagato più di 37 euro. Vi consiglio una cosa, io ho sbagliato proprio lì. Nel momento in cui avete un ordine da fare, cercate di prendere quanto più possibile vi possa servire, proprio per evitare di pagare le spese di spedizione per 22 euro. Io è l'unico errore che ho fatto, anche perché avevo necessità di prendere palette, occhi e tutto il resto, invece mi sono fermata solo ai pennelli, perché ripeto, era la prima volta che acquistavo Zoeva e volevo vedere effettivamente se c'era se la qualità era buona. Ora vi posso assicurare che la qualità è buona. Ecco, vi faccio una panoramica di quelli che sono i pennelli. Alzo la plastichina. Ecco a voi. Lo prendiamo da lontano, il sacchettino. Ok, ragazzi, questo è quanto. Alla prossima! Ciao ciao!